Salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme in questo nuovo video di Ashen. Bene, sono andato un po' in giro per cercare di capire un po' la strada. Ne ho avvaliate due, adesso vi dirò quali. Intanto sono venuto qua, ho esplorato, ho trovato su un po' di bocce, di sacchetti, no, di bocce. E ho trovato questo, che voglio andare a vedere subito con voi. Cosa fa? È una mano. Fa 136, ed è un cinerio più uno, vero? Cinerio più uno. Invece il nostro è... Cinerio più 2, quindi questo è più potente perché di potenziamenti a 136. Mi sa tanto che è meglio di quello che abbiamo, perché se lo potenziamo a cinerio più 2, secondo me fa più di 143. Ma lo voglio provare, quindi da tenere in considerazione. Allora, che strada ho fatto? Vediamo se il mouse funziona. Ho fatto tutto questo pezzo qui e tutto questo pezzo qui. Pezzo qui, e quindi l'unica cosa che mi viene a pensare è proseguire per la mappa qua, sperando che dopo qua io riesca ad andarci. Sembrerebbe in linea di mappa che tutti questi pezzi qua, questi più chiari, sono quelli percorribili e questi qui sono montagne. Quindi mi viene da pensare di proseguire qui, andare qua, andare qua, andare qua, andare di qua e arrivare qui. Purtroppo è l'unica via che mi viene in mente. Perché altre non mi portano da nessuna parte. Quindi, allora, mettiamoci nella direzione giusta, che è ovviamente l'altra, che è questa, e cerchiamo di farci strada tra tutti i vari mostri che ci sono, perché sono tanti, tanti e cattivi. Quindi, insomma, non è facile. Come vedete, qui siamo dietro della parte dove ero morto 50.000 volte prima, non si sono rifatti per fortuna. Proseguiamo e andiamo qua. Qua ce l'avamo già venuti, vi ricordate, per fare una quest, però non avevamo esplorato bene. E siccome l'esplorazione, come vedete, porta, perché sette di questi, uno di questi, vabbè, questo non dice niente, però i sette vogliono dire tanto, e quindi sì. Allora, qui c'erano dei problemi. Io dovrei tornare a prendere le lance, però al momento non ho la possibilità di farlo, e quindi andrei così, sperando che non mi prenda nessuno. Ok, il cazzo, ma fammi girare un attimo. Allora, vai. Questo così. Non ne ho preso uno, ragazzi. Uno, ma forse uno solo, ne avessi preso uno solo. Uno, fatemi prendere uno, perché dai, almeno per la bandiera, insomma. Che cazzo. Mi stanno attaccando ovunque. Ok, questo dovrebbe essere andato. Ovviamente non ho più stamina. Oh, santa miseria. Sono veramente tosti, eh. Allora, andiamo un attimo qua per vedere se riesco a respirare un secondico. Sperando che non ci sia nessuno qui perché sennò blocco. Allora, provo ad andare lì dove c'è la gente lì. Speriamo bene. Wow, mi stanno già attaccando, quindi mi devo dare ancora bella mossa. Ecco qua. Ok, ce l'ho fatta. E adesso me la voglio prendere con calma. Con calma, eh. Venite però. Eccoci qua. Bravo. È veramente agile questo tipo. Porca vacca, ma dai, io finisco la stamina perché non riesco a schivare dopo. Una miseria. Scusate, ragazzi, ma cazzo, mi fa sbloccare sto qui. Porca miseria, fammiti colpire un attico. Ecco, alleluia, sei arrivata, eh. Cioè, mi raccomando, metteci un po' di più la prossima volta. Porca miseria. Niente, non ci riesco. Oh, no, che mi sta attaccando. Ragazzi, bisogna che mi date un secondo perché io mi devo rigenerare un attico. Sperando che qui non ci sia nessuno. Proviamo questi. Ok. Dovrebbero bastare piano piano. Speriamo perché sennò qui è un casino. Ok. Vai. Pum. Oh. Adesso là ci andremo. Però. Visto che qui ci siamo, solo che se vado lì qui mi fanno un culo a capannone. Non sarebbe bello, sapete? Allora, vediamo cosa possiamo fare, perché qui prosegue ma non di tanto. E qui si va su, che era questa che avevamo fatto inizialmente. Allora, non ci sembra che ci attacchi nessuno, ma questi qua faranno molto male. Vediamo. Ecco che cazzo. Ovviamente non riesco mai a prenderli. No, sono troppo agili. Vediamo. Oh. Dobbiamo. Ma madonna santa, cosa fa? Che attacco fa quello? Tac! Ok, scusatevi, ma ce l'ho fatta. Era anche ora, direi. Vediamo un po' se qui c'è qualcosa. Oh, ma c'è qualcosa. Bene, il potenziamento che mi fa sempre comodo. E vediamo come fare.
Sembrerebbe un vicolo cieco. Effettivamente lo è. Pensavo di trovarci qualcosa qui all'interno, ma non trovo niente. Strano. Vabbè, a sto punto. Allora, le strade sono due. Una è questa, che però c'è una. Qui c'è qualcosa. C'è una zona che effettivamente non ho visitato andando lì, però c'è anche tanta gente cattiva, ricordo. E quindi non mi sembra il caso, finché non ho le lance, di ritornare qui. Quindi andrei di qua, perché è il proseguimento della strada che dicevamo prima. Quindi andiamoci, appunto mentale che devo tornare là, e andiamo pure avanti. Speriamo che non arrivi un'imboscata. Oh, ma è un palazzo quello, tipo la Prince of Persia, i primissimi usciti di una volta, tipo Jafar, eccetera. Va bene, vediamo un pochino chi ci può essere. Cerco di andare cauto perché non ho proprio idea cosa mi posso aspettare. Credo che un punto di volo qui sarebbe stato molto utile. E siamo abbastanza lontani. Ritornare qua. Cazzo è? Oddio! L'ho chiamato! Che culo! Cioè, non c'entra niente il culo, però insomma, sono contento che ci sia. Così almeno salviamo e siamo a posto. Andiamoci a prendere le lance e possiamo tornare indietro un attimo a fare quel pezzo, perché mi preme esplorare bene. Esplorare, no, esplorare. Oddio, santo, mi hai fatto cacare un ca il ca buonanotte, in mano. Era uno dei miei. Ora qui, ovviamente c'è la grafica, ma sono abbastanza sicuro che se mi butto, stasera mi butto. Però qui si può andare. Quindi, tac, ok. Vediamo. Cos'è? Lancia della guerriglia. Che lancia è? Oh cazzo, mi fa di danno. Questa è la lancia suprema, che è la lancia elitaria. Oh sì, ho salvato. Sono contento, 10 fiaschette. E qui sembrerebbe che sia una barriera. Va bene, faremo. Fatemi vedere la mappa. Ci deve essere per forza una strada che mi porti dove avevo detto, di qua. Vediamo un po' se è vero. Dio, chi è? Oh, basta. Oh, eh sì, salve. C'è molta gente simpatica qua ultimamente. Eccole qui. Oppla. Vediamo un po'. Che cazzarola. Non ci provare. Cazzo, sono completamente a secco. Sono secco. Cazzo, perfetto. Ok. Andiamo un po' qua, con calma. Sta cosa, se voglio farla con l'arma a due mani, mi tocca avere l'amico che mi viene vicino, perché se no devo avere l'arma a una mano. Purtroppo anche il mio amico ha l'arma a due mani, quindi rende tutto molto più difficile. Quindi devo potenziare assolutamente quest'arma. È l'unica possibilità che ho, perché quando ho l'amico che va con due mani, mi tocca andare a una mano, e quando vado io a due mani, avrei bisogno di un amico a due mani, a una mano. Quindi sto andando bene. Cerchiamo di esplorare bene, perché non vorrei lasciare indietro niente. In questi giochi c'è ovunque qualcosa. E che altro c'è? Ho fatto una strana musichetta. Ok. Oh, abbiamo esplorato una nuova zona. Questi perché si combattono tra di loro? Ah. Oh, ma c'è della roba. Io posso ritornare dopo, evidentemente sì. Quindi facciamo una bella cosa così. Andiamo, mentre loro si menano, fanno tanto male. Io vado qua. Oh, armatura imperiale. L'armatura imperiale. Vediamo un po' com'è questa armatura imperiale. Vediamo che ci copre un po' di più, perché stiamo facendo una bella figura di merda ultimamente. Ok. Vediamo un po'. Ci fanno veramente tanto, tanto, tanto danno. Vediamo un po'. Ce la posso fare, eh? Ne sono abbastanza sicuro. Oh, salve cagnolino. Lei esattamente qui cosa ci fa? Niente, perché non mi ha attaccato. Ok, vai così. Eccolo qua. Eccolo qui, cagnolino piccolino. Ecco. Ce n'è un altro. Non me ne ero accorto e ce n'è anche uno qui, di amico simpatico. Tac. Aia. Cattivo. Cattivo cagnolino. Eccolo qua. Oh, salve. Lei è esattamente venuto qui per un autografo? Sì, glielo do subito. Guardi l'autografo. È bello, vero, il mio autografo? Cavoli. Ok, e anche questa è andata. Vediamo quello che possiamo. Oh, il mio amico ce l'ha fatta. Bravo, complimenti. Che cosa ci sarà mai? Penso niente. Riesco a vedere un casso, però. Oh, interessante. Li ha uccisi proprio.
Di cattiveria e violenza inalata. C'è qualche questa qui? Sì, in effetti ce n'è una. Quanto dista? A questo punto selezioniamola, scusate. Selezioniamola, vediamo chi che compagno ci verrà mai. Adesso non lo sapremo mai. Allora, andiamo di qua. Vediamo quanto manca. Devo esplorare altre zone, eh. No, è dura esplorare. Ah, a proposito, l'armatura. Questa ci fa... Come l'altra? Difesa 80. Difesa 80 più 20 più 40 meno 25. 80 più 25 meno, più 50, quindi meglio. Vai, perfetto. Sì, perché è decisamente meglio. Va bene, andiamo. Oh, che carina che sono. Ok, andiamo di qua. Vediamo se ho lasciato indietro qualcosa. Evidentemente sì. Anche tanta roba l'ho lasciato. Vediamo un po'. Io avrei messo qualcosa qui, in effetti, però. Non c'è un cazzo di niente. Ok, andiamo pure alla questa che è vicina, vicina, vicina. E vediamo che cazzo di roba troviamo qui. È molto vasta la zona, molto aperta. Quindi potrebbe esserci un po' tutto e un po' niente. Allora, di qua. Andiamo. Di qua. Di qua, vero? Ci siamo proprio. Poi di sopra, che non vedo un cazzo, e di sotto, ne dubito molto, c'è la morte. Quindi devo trovare un metodo per salire qui. Metodo per salire qui. Quale ci sarà di metodo per salire lì? L'unico che vedo è qua. Non vedo come salirci. Vediamo un po'. C'è una statua effettivamente, ma la statua faccio poco. Ma siamo sicuri che è qui? Perché mi sembra strano. Via così non lo veda. Andiamo. No, un po' più avanti. Qua. Ci sono quasi. Quindi o è là e non lo vedo. O è di sotto. È di sotto. Dite che è di sotto? Come ci arrivo di sotto? Sembra tutta un'altra strada. Strano però, ragazzi, anche sia di sotto. Cioè, effettivamente lui dice che è qui, la direzione è questa, proprio così. E qua l'unica cosa che c'è è il dirupo. Adesso così forse riesco a vedere qualcosa. C'è un... Vediamo se si può passare da qua. La mappa non mi aiuta in qualche modo? In effetti sì, la mappa mi potrebbe aiutare. Allora, andiamo di qua. Come io riesco a perdermi in qualsiasi gioco, lo sapete che sarà dura che trovo la strada, però magari forse di qua. Oh, ma c'è qualcosa lì. Interessante, vedete, magari di qua ci si può passare. Adesso vediamo come fare questa cosa. Bellissima la schivata che ho fatto, eh. Da proprio a fagiolo è andata. Ecco qua, questa è andata. Poi vediamo qui di far così. Eccolo qua, ecco, questa è andata. Adesso prendiamo questo qui e dovrebbe essere andata appena va. Ok, e tutti sono andati, tutti felici. Oh, beh, un potenziamento. Mi dispiace. Allora, stavo dicendo la strada. Potrebbe fare il giro. Per fare il giro devo fare un giro incredibilmente lungo. Quindi direi che... Oddio, scusate. Direi che andrei verso questa a sto punto. A sto punto non mi rimane altra scelta, ragazzi, perché è una strada un po' strana. E non mi fa capire qual è più in alto, qual è più in basso. Eh sì, ci siamo. Almeno qui sono sicuro che più basso di così non possiamo andare. Poi scoprimmo che dovevamo andare in alto. Dovevamo andare in alto. Forse qui dentro... Salve, lei è qui per... No, 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 aspetti un attimo, va. Eccolo qua, l'ho buttata per terra, così siamo tutti felici. Oh, fa qualcosa anche il mio ogni tanto. Oh, buono, un potenziamento. Vediamo un po' la statua. È strano vedere queste statue e non poterle utilizzare. Di solito le abbiamo viste sempre in modo che potessimo usarle in qualche modo, ma al momento non vedo uno scopo. Qui dovrei andare di sopra, vediamo se si va. Ok. Oh, si va. Ecco, abbiamo trovato. Perfetto. Ottimo. Una quest è fatta, ragazzi. Benissimo. Oh, sono contento. Finalmente ne abbiamo fatta una, cavoli. È un po' che non riusciamo a fare una quest. Quindi questa è andata. L'altra è quella... O che andiamo qua, che comunque devo andare per forza di là. Però non avrebbe molto senso. E andiamo qua. Sì, mi sembra la soluzione più adatta.
Vediamo un po'. Oddio, dicevo di passare sulla stenda. Bella figuraccia che ho fatto. Ottimo. Vediamo un po' in teoria di qua. E qui ci sono i cani. Se si può definire così, non so neanche io che. Se sono. Boh. Non si capisce se siano effettivamente cani. Mi ha fatto cacare in mano. Eccoci qua. Sì, lui è. Io sono lento, però il mio compagno, cavoli, per fare un attacco ci pensa 2 giorni e mezzo. Ok, così siamo a posto. Vediamo un po'. Sì, secondo me siamo in diretta via. Oh, salve! Che cazzo. Perfetto, dovrebbe essere, credo, più o meno. Sì, sali però, ecco, ci mette 30 anni. Più o meno, vediamo se riesco a salire qua. Fammi un'idea. Cioè, una volta che sono giù, devo andare su. Una volta che sono su, devo andare giù. Quindi, cosa facciamo? Come saliamo lì? Allora, ci deve essere una via che mi sfugge. Forse qui. Ok. Perfetto. Perfettico. Vai, vai. Qua non si va. Forse di qua. Ok. Benissimo. Così adesso andiamo da questo tipo che non lo vedo per niente bene. Eccolo qui. Ok. Perfetto. Data. Qui c'è qualcosa, speriamo qualcosa di buono. Beh sì, un osso da ritorno, dai, può essere anche utile. Andiamo pure avanti. Sperando che non ci siano sorprese. E infatti ci sono. Vai, dai. Il suo attacco fa, Non va mai, quasi mai a segno, però fa. Qui dovrebbe andare allo zoo comunale, ma non vengo proprio. Ok, qui c'è un item. Un osso. Potenziamento. Però ragazzi, io ancora non ho capito un cazzo di dove devo andare. In teoria. Vediamo. C'è qualcosa lassù. Quindi vuol dire che in un modo o in un altro io ci posso andare qua sopra. Non ho capito bene come. Perché non è che spieghi tanto bene, come poter arrivarci lì sopra. Qui c'è qualcosa? Non c'è un cazzo. L'unica che adesso faccia un po' di prove, ragazzi, e poi vi faccio sapere perché sinceramente non so come arrivarci. Così su 2 piedi, lassù, cioè, o mi sfugge un'abilità che non ho preso, e io non so proprio come arrivarci lassù. Vediamo un po' da lì. Però non c'è modo dopo di salire lì, vedete? Io per arrivare proprio lì non ce la faccio. È questo gioco. Certe volte è un po' da pensarci. Il problema è che se cado giù, sono cavoli da cacare. Anche se dovessi riuscire ad arrivare lì, non mi basterebbe lo spazio. Va bene, ragazzi, faccio un giro e vi faccio sapere, se no stiamo qui mezz'ora. E niente, non ho trovato come andare. A questo punto ci rinuncio. Pazienza, andiamo pure avanti perché non so come fare proprio. Va bene, pazienza. Cioè, salve! Finalmente vi ho trovati questa. Eccoci qua. Oh, c'è tanta gente cattiva e brutta qui, avete visto? Dio, cosa ho visto? Sì, ma cazzo però, Insomma, non ne becco una. Porca miseria. Una ogni tanto non è che mi farebbe schifo, Ok. Troppo agile sto cacacazzi. Noi siamo due proprio lenti lenti. Vediamo se riesco a fare qualcosa, perché sennò veramente mi metto 30 anni. Ok. Qualche botta riesco a dargliela. Vediamo un po'. Ok. Oh, altra quest fatta, ragazzi. Altra quest fatta. Vediamo qua dove siamo effettivamente. Sembrerebbe che finalmente abbiamo trovato la zona per arrivare. Però prima vorrei andare a fare una visita, una gita di qua per vedere cosa c'è. Mi piacerebbe tanto scoprirlo. Infatti, vedete, mamma mia, c'è una via piena di queste statue. Bella. Salve. Mi piacete molto voi, Proprio tac e tac. Ok, uno l'ho preso almeno, quello. E vai. Tac e tac. Ok. Di due. E qui c'è qualcosa. Ci sarà niente? Beh, dai. Sì. Poteva andare meglio, diciamo.
Ok, adesso voi spiegatemi il motivo di mettere delle statue qua, che comunque non ci si può arrivare. Ma, vabbè, andiamo a vedere cosa c'è qua. È di grigio, magari il grigio non è buono, però. Ecco qua. Beh, dai, un osso del ritorno può fare sempre comodo. Costa 2000. Ragazzi, 2000 non è che sia facile farli, eh. Oddio, qui sì, però. Togliti, stai sempre in mezzo. Allora, vediamo un po'. Qui dopo si può ritornare, sì, si può ritornare. Quindi se io facessi così e poi così, qualcosa ho preso. Ok. Dai, guarda, fai qualcosa. Ok, bravissimo. E adesso vediamo cosa c'è qui di buono. Perfettico. Beh, non è male, ragazzi. Siamo già a 80.000, di i P50.000 che abbiamo guadagnato ammazzando la gente. Io penso che sia di tutto rispetto. Qui dove siamo? Qui siamo qui. Allora proviamo ad andare di là come ho detto. E speriamo bene, incrociamo le dita perché sembra una zona nuova. E se riesco a fare un'altra cresta non mi dispiace. Sono tutte qui vicino, dai. Adesso ci salutiamo, se no faccio un video troppo lungo. Però almeno abbiamo finalmente avuto la svolta che cercavamo perché non sapevo proprio più dove andare. Il problema è che se muoio qua, ritornarci è un bel problema. Anche se siamo non troppo lontani dal salvataggio, però. Oh, c'è qualcosa. Vediamo. Un ramo di potenziamento, che per carità, può essere sempre utile. Allora, qui ci sono due strade, una qua e una qua. Se io scendo qua, ci risalgo, sì, ci risalgo. Allora, scusi un attimo. Ovviamente. Che queste. Oh, salve, lei è molto gentile, lo sa. Ok, un altro l'abbiamo preso. Bravissimo, io adesso cambierei. E andrei. Così, perfetto. Mi sa che mi è morto il paziente lì. Ah no, è qui il mio amico. Dicevo che era morto il mio amico. Vieni, vieni, ti aspetto. Andiamo così? Oh, scusi, io volevo menarti. Ecco qui. Oh, beh, fatto anche questa. Andiamo a vedere qui cosa c'è. Speriamo di non cadere come dei pirli. Ok, buono, buono. Qui di sotto cosa ci sarà mai? È interessante. Non quanto questo qui, perché. Vorrei proprio vedere cosa effettivamente c'è. Io non l'avevo visto. Ma c'è proprio una caverna qui, ragazzi. C'è una caverna. Ragazzi, io devo andare qua assolutamente. Qui c'è una quest. E devo farla. Solo che se vado qua, io non so come salirci. Non so come risalirci. È un problema. Di qua non mi sembra che possa andare su. O che si passa dalla caverna, cosa probabile. Me la segna la caverna? Sì, no, non me la segna. Vabbè ragazzi, dai, fermiamoci qua se non faccio un video troppo lungo. Come al solito vi invito a lasciare un like, un commento se vi piace la serie e fammi sapere cosa ne pensate. E per adesso vi do saluto da Shiva. Ciao ciao!